Avete presente quei personaggi che si propongono come facilitatori di contatti e promettono l'accesso privilegiato alle istituzioni e la possibilità di ottenere informazioni e documenti prima dei concorrenti? Quelli non sono lobbisti, ma faccendieri. Sono Mariella Palazzolo di Telos Analisi e Strategie e sono una lobbista. Oggi vi parlo di un'aberrazione. Il mercato delle bozze. Come funziona? Molto semplice, facendo incontrare la scarsa professionalità di certi consulenti sedicenti lobbisti, la poca onestà di certi impiegati pubblici e la dabbenaggine o totale mancanza di cultura del lobbying di certe imprese e del loro management. Devo avere il decreto prima che esca in gazzetta. La bravura di un lobbista si misura sul numero di bozze che riesce a inviare al cliente prima che diventino di dominio pubblico? Ad esempio, uno schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ancora non presentato in Parlamento. Per dirla tutta, il commercio, ma anche solo la diffusione di documenti non pubblici è illegale. Il penoso stillicidio di informazioni e bozze che trapelano dalle istituzioni non si ferma soltanto perseguendo chi partecipa alla loro compravendita, ma soprattutto con la riforma dei procedimenti di formazione delle norme, in modo che a tutti sia garantito uguale accesso in fase di stesura la possibilità tramite consultazione pubblica di inviare alle amministrazioni le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica. Procedimenti decisionali più partecipati e trasparenti. Solo così lobby non olet. La lobby non puzza.